Arriva la stagione dell'esposizione al sole ed è bene prepararsi anche relativamente allo stato di salute della pelle, in particolare dei nei. Che cosa bisogna fare? Allora, sicuramente sottoporsi a una visita dermatologica e sottoporsi a un esame specifico che è l'epiluminescenza. Innanzitutto partiamo con il concetto dell'importanza di fare prevenzione. Sappiamo che infatti il melanoma è un tumore della pelle altamente aggressivo. Diciamo, riconoscerlo in tempo diciamo, ci aiuta nella diagnosi precoce e ci consente appunto di intervenire quanto prima per evitare poi diciamo, la degenerazione dei nei. L'epiluminescenza è un esame che il dermatologo propone per mappare, quindi per immortalare attraverso una fotografia che chiaramente è poi valutabile nel tempo, di nei che risultano sospetti. Chi è che deve rivolgersi a voi medici per fare questo esame? C'è un alfabeto che aiuta un po' il paziente, giusto? Assolutamente sì. Allora, il paziente può, diciamo, deve, anzi tutti noi dobbiamo autovalutarci e cercare di individuare quelli che sono i nei più a rischio attraverso il cosiddetto ABCDE del neo, valutando la simmetria, i bordi, il colore, la dimensione e l'evoluzione di un neo. Quindi un neo che sia asimmetrico o che diventi soprattutto asimmetrico, che abbia dei bordi irregolari, un colorito molto scuro o diciamo al contrario un colorito rosato o una dimensione molto che evolva appunto verso una dimensione maggiore rispetto a quella di partenza e quindi tutti questi elementi evolutivi ci devono indurre a sottoporci quanto prima a un esame dermatologico. Perché d'estate? Beh, perché il sole è purtroppo un fattore di rischio, quindi così come il fumo rappresenta un fattore di rischio per il tumore del polmone, il sole è un fattore di rischio per una eventuale evoluzione di un neo in senso maligno. Chiaramente non è vero al 100% perché non voglio assolutamente demonizzare il ruolo del sole che è anche un importantissimo immunoregolatore, soprattutto per quanto riguarda per esempio la sintesi della vitamina D. Come tutto il resto nella vita ci sono gli eccessi in un senso o nell'altro, quindi bisogna prendere il sole, non demonizzarlo e non diciamo avere paure eccessive, ma prenderlo con un criterio, ecco quello sì. L'uso delle creme protettive è fondamentale. Sì, è assolutamente molto, molto importante. Io consiglio sempre una protezione solare adeguata a seconda poi del fototipo del paziente che va da una 30 a una 50. Prendere il sole nelle ore di radiazione meno forte, quindi evitare gli orari dalle 11 alle 4 del pomeriggio. Il fototipo che cos'è e soprattutto se i bambini rischiano di più? Allora, il fototipo viene stabilito sulla base del colore dei capelli, del colore degli occhi e del colore della pelle. Esistono 5 fototipi secondo Fitzpatrick e dal più chiaro al più scuro si ha anche a seconda di questo un diverso rischio di sviluppare un eventuale melanoma. E i bambini hanno una pelle particolarmente delicata e quindi è consigliabile una fotoprotezione più alta.